Qual è il vostro punto di vista sulla cancel culture? A parte che è una code word utilizzata da tutta una frangia di persone che non hanno voglia di parlare di inclusività. Recentemente ho fatto una striscia che scherzava su una cosa, ma mi sono reso conto che veniva letta come un attacco un po' al politicamente corretto, non si può proprio più dire niente, vero, sì, io sono d'accordo con te. E ho detto, oh no, le persone sbagliate stanno apprezzando questa striscia. E ho scritto tutto un piccolo post su Facebook, su Instagram, che un po' cercava di ricontestualizzare e di dichiarare un po' più apertamente la mia opinione sul politicamente corretto, no? Che è anche questa una frase che si cerca di demonizzare da un certo punto di frangia linguistica e umana, perché non si ha voglia di impegnarsi, secondo me. Non si ha voglia di cambiare anche. Non si ha voglia di cambiare, è sempre al solito attrito dello status quo. Però secondo me si sta andando in una direzione con le nuove generazioni più di inclusività nel linguaggio e io ho fiducissima in loro, quindi bisogna solo aspettare, si può accelerare però da un certo punto di vista questo processo. Sì. Io mi farei due domande. Allora, quando le persone tirano fuori la cancel culture oppure il politicamente corretto, io chiedo cosa intendono. Perché nel 99% dei casi sono dei trigger, per l'appunto. Sono persone che sono state triggerate da qualcosa e rispondono con una parola chiave, dietro la quale però non c'è nessuna conoscenza della cosa. A proposito di Via col Vento, HBO, no? Ha semplicemente messo un avviso iniziale dicendo che Via col Vento è il prodotto culturale di una certa epoca e che non è detto che oggi lo rifaremmo uguale. Pensiamo anche solo al doppiaggio di Mami che parla all'infinito, no? Io parlare bene italiano, così. Mamma mia. Che è una roba d'un cringe appunto tremendo, cioè se lo guarda mia figlia dice mamma mia ma che è sta roba? E ovviamente una volta era normale. Allora, quella non è cancel culture, cioè mettere un disclaimer davanti a un prodotto di una certa epoca è semplicemente una contestualizzazione. Qualcuno può pensare che sia superflua, perché ma è ovvio, però non è così ovvio. Cioè, molte persone non si rendono conto di quanto poco siano ovvie le cose e quindi c'è bisogno di esprimerle.